fatto di un servizio ai cittadini denominato Alert System, che ha come obiettivo quello della messa in sicurezza di un territorio, di fare prevenzione rispetto ai grandi eventi o alle calamità che si possono manifestare. È un servizio di informazione telefonica offerto gratuitamente a tutti i cittadini dei quattro comuni dell'Unione, con cui verranno comunicate notizie riguardanti eventuali rischi di allerta meteo, sospensione di servizi, interruzione di strade, cambi di transito, chiusura di scuole, ma anche in periodo di pace notizie utili di interesse generale riguardanti diverse iniziative che le amministrazioni intendono attivare. C'è una voce preregistrata che comunicherà il messaggio direttamente al numero telefonico indicato. E qua c'è una banca dati e ci sono tutta una serie di liste di cittadini che sono già inseriti, perché tutti i telefoni fissi degli elenchi sono già inseriti nel sistema. Andranno integrati con telefonia mobile e con i nuovi e altri numeri fissi di uffici, aziende, negozi, studi, professionali dove uno lavora. C'è una voce preregistrata, comunica il messaggio direttamente al numero telefonico indicato, la società, che fornisce il servizio, questa, la Comunica Italia di Roma, è già in possesso di questa banca dati telefonica. Pertanto tutti i cittadini iscritti, tutti quelli che si iscriveranno, e noi facciamo l'appello perché si iscrivano, e quelli che figurano già adesso nel database del programma, saranno contattati telefonicamente al numero fisso dell'abitazione o attraverso il numero di cellulare che hanno lasciato per qualsiasi tipo di allerta, comunicazioni, quelle che dicevo prima, meteo, interruzioni idriche, comunicazioni urgenti. È un messaggio, che verrà trasmesso appena l'utente solleverà la cornetta dal telefono fisso o accetterà di ascoltare la chiamata che gli arriva sul cellulare. Poi, deve fare alcune operazioni, ma sono già indicate nelle cose. Noi abbiamo nei siti dei singoli comuni, sono già stato inserito un meccanismo di funzionamento di Alert System con il modulo per l'iscrizione e per la registrazione. È un sistema di allerta veloce e intuitivo, è assolutamente gratuito. Lei pensi che si possono fare 7.000 chiamate in un minuto, quindi che arrivano a 7.000 persone in un minuto, 200.000 in un'ora e 5 milioni in un giorno. Chiaro, noi non abbiamo queste dimensioni, però in caso dell'alluvione come è stato, poter raggiungere tutti i nuclei familiari del territorio diventa una cosa importantissima. C'è anche un'altra iniziativa che l'ha visto protagonista in prima persona. Ho sollecitato la prefettura a convocare, e è arrivata per la verità proprio oggi pomeriggio la conferma che siamo convocati per la prossima settimana in prefettura, dove gli organi tecnici preposti a coordinare gli interventi di protezione civile nei torrenti, nei fiumi, in caso di calamità, verrà riconvocato per riprendere le ricerche della persona ancora dispersa che è arrivata dopo l'alluvione del 14 di settembre dello scorso anno. Noi ci auguriamo davvero che la famiglia possa riportare ai propri affetti il corpo di Filippo Agnelli, perché è un dramma che altrimenti prosegue.